Dopo le assemblee del mese di settembre scorso, che la Lega ci ha dato una risposta che doveva essere la risposta che doveva darci la soluzione dignitosa per i nostri risparmi, invece la Lega ci ha dato una risposta molto scadente, per cui siamo molto insoddisfatti. Adesso stiamo riprendendo iniziative per ritornare alla Lega e chiedere che ritorni sui suoi passi e che ci dia una risposta che sia dignitosa, come lei la chiamava. E poi saremo impegnati per i fondi dormienti, perché vorremmo essere anche noi fra i beneficiari di questo filone di soldi che erano in un cassetto che sono andati a tirare fuori adesso. Però qui ci sono molte incertezze. Noi comunque insistiamo soprattutto con la Lega perché il prestito sociale va garantito e se non si garantisce va risarcito. Il Comune ci ha sempre appoggiato e ci appoggia tuttora. Difatti ci siamo incontrati circa un mese fa e il sindaco Bellini è impegnato per arrivare ad un'assemblea pubblica delle istituzioni dove si affronteranno i nostri problemi nel giro di un mese e mezzo. Inoltre per i fondi dormienti ci sarà un incontro ad Argente con Benvenuto, che è il responsabile della Commissione Finanza del Senato. E qui c'è sempre stato l'impegno e c'è tuttora l'impegno del sindaco Bellini. Ha pagato perché il crack è spaventoso, 200 miliardi delle vecchie lire. La Lega ha fatto ricorso alle sue associate cooperative e finora è arrivata, o entro pochi mesi arriverà forse a circa 60-70 miliardi delle vecchie lire. Sono tanti, ma non sono sufficienti per far fronte al buco enorme che ha, alla ferita enorme che hanno creato qua ad Argenta, per cui non siamo soddisfatti, è insufficiente, pur essendo una risposta considerevole, bisogna considerare che soprattutto è enorme il guasto prodotto, un guasto del quale noi non ne abbiamo nessuna colpa.